comico sensazionale è il Disney House of Mouse. Chi è che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nella House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. C'è l'unica musica che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Porta qui la tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare. Entra su, tu non puoi mancare. Ehi, bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nella House of Mouse. Su, entra con noi nella House of Mouse. E ora ecco a voi il topo preferito di Minnie, Topolino! Benvenuti alla festa di San Valentino della House of Mouse. Ora prendete il vostro amore e dategli un bacio. Cosa? Non pensarlo neanche! Gold? Come farò? Io non ho nessuno! Ah, cia cia! Trovare una ragazza è facile! Impara da un professionista! Ah, cia cia! E così ti sei persa il principe azzurro, non è vero? Beh, ora hai qui un principe ancora più affascinante! E non dobbiamo essere di ritorno a mezzanotte! Minnie, è un'emergenza! Pippo ha bisogno di aiuto! Oh, no! Si è incastrato di nuovo nel lavandino! No! Peggio di questo, lui non ha una ragazza. Oggi c'è lo speciale menù di San Valentino. Prosciutto all'amore nell'aria stasera. Come dessert, mandarini cinesi alla il mio amore un diverrà. E infine, oh, una mentina e vissero felici e contenti. Povero Pippo. Amico, sembri così triste. Lo sono. Nessuna mademoiselle per te? No. Il segreto per conquistare il cuore di una donna è dirle che è la luce della tua vita. Guardami. Ah, dolce Babette, tu risvegli le fiamme del mio desiderio. Provaci tu. Signorina Spolverina, lei... Credo di essere allergico all'amore. Pippo è davvero inconsolabile. Qualcuno deve fare qualcosa. Attenta, Paperina, non metterti in mezzo. In mezzo? Io? Ah, cia cia! La meravigliosa maga Magò! Ammira il maschilissimo macio muscoloso Mortimer! Oh, mamma mia! E ora proseguiamo la festa di San Valentino con il primo cartone di oggi! Thank you.
Professor Pico De Paparis con le sue teorie sull'amore! Salve a tutti! Oggi il professore vi mostrerà come innamorarsi di qualcuno. E la persona migliore di cui innamorarsi è una persona esattamente come te! E per questo motivo mi sono creato la mia compagna perfetta! Ciao caro, sono la tua compagna! È stata una specie di clonazione! Ma senza le pecore! Perché noi siamo paperi! Smettila di finire le mie... Frasi! Ti ho detto di... Smetterla! No, smettila tu! Senti, io ti amo più di qualunque cosa al mondo, ma così non può andare avanti. Perciò ti lascio, amore mio. Addio! Mi chiami? Ragazze, sapete tenere un segreto? Ho appena ricevuto un'email da una mia ammiratrice segreta! Pippo, è una notizia meravigliosa! Dice che vuole essere la mia Valentina! Oh, non vedo l'ora di incontrarla! Oh, che bello! Paperina, ti sei messa in mezzo? In mezzo? Io? No, gli ho mandato un'email fingendomi una sua ammiratrice così che anche lui avesse una fidanzata. Ma questo è mettersi in mezzo? Ma mettersi in mezzo non era giocare con la corda? Ah, e ora che cosa farai? Che succederà quando Pippo vorrà conoscere la sua ammiratrice segreta? Oh, io so esattamente quello che farò. Ti chiederò di aiutarmi a risolvere la cosa. Pippo! La tua ammiratrice segreta è qui! Gosh, non vedo l'ora di vederla! Beh, dato che questo è un appuntamento al buio, dovresti metterti una benda sugli occhi! Oh, sì, mi sembra giusto! Sapevo che avresti capito! Ta-da, ecco!
Oh, buongiorno, signorina. Questo è per lei. Oh, è timida, non parla molto. Timida, eh? Va bene, non importa, vuol dire che parlerò io. Di qua, signorina. Oh, sono voi questi appuntamenti al buio. Ah-cia-cia! Sei proprio un bel pezzo di roccia. Che cosa ne diresti di essere la mia Notre Dame? È il momento che io riguadagni un bacio salvando Minnie. Strilla pure quanto vuoi, mia cara. Il tuo topolino non riuscirà mai a salvarti. Tieni duro, Minnie! Io ti salverò! Sto arrivando! Un bel sorriso! Che ne dici di questo? Che sta succedendo? Alla! Topolino, presto! Oh, e adesso a noi due, furfante! Ah, mancato Pietro! Allora, dimmi un po' qualcosa di te. Dici davvero? Ma veramente? In effetti, non è che parli molto. Credo che a Pippo piaccia il suo appuntamento al buio. Paperina, è un attaccapanni. Lo sai, io sono il capocameriere qui e posso prendere l'ordinazione. Che cosa ti porto? Ma quanto sei timida. Va bene, porterò due gelati. Ops, chiedo scusa. Mi scusi. Oh, e questo cos'è? Appuntamento al buio in corso. Due gelati, ciccio. Grazie. Fio, ce l'ho fatta. Ha un bel aspetto, eh? Ti piace il cioccolato? O vuoi quello alla fragola? Buono, eh? Mentina per l'alito pesante. Caccia! Salve, reginetta! Vuoi passare dal paese delle meraviglie all'uomo delle meraviglie? Vedi? Tecnicamente sono un caro. Oh, che è successo? Mortimer! Sei tu la mia ammiratrice segreta? Ehi, ma che scherzo è questo? Veramente lo scherzo l'hanno fatto a me! Non ho ancora trovato nessuno. E il giorno di San Valentino è quasi finito. Ecco un cartone! Oh! Ho sbagliato bersaglio! Mi piaci. Ehi, Tina.
Frecce di Cupido con balestra. Frecce spezza incantesimi. Ragazze, riuscite a tenere un altro segreto? Penso di aver scoperto chi è la mia ammiratrice segreta. Davvero? Davvero, date un po' un'occhiata laggiù. Oh, Clarabella! Meglio di un attaccapanni. Gli auguri per San Valentino sono stati forniti dalla regina di cuori e dal re! Urrà!
La ditta biglietti di auguri Regina di Cuore ha perso la testa. Abbiamo tutti i biglietti di auguri che volete. Felice San Valentino. Felice non San Valentino. Grazie. No, grazie. Potete anche cercarvi delle fish migliori, ma le nostre sono la scala reale del settore. Ora tagliategli la testa! Biglietti di auguri Regina di Cuori, li trovate in confezioni da 52. Attenzione, la Regina di Cuori è pericolosa per la testa. Spero che il vostro San Valentino sia stato bello come il nostro. Ci vediamo presto! Musica nell'House of Mouse, su entra con noi nella House of Mouse.